tutti. Video haul di spese che non erano previste, diciamo, però complice, diciamo, un po' mia mamma, complice il fatto che sono passata al mercato dell'usato e avevo venduto un bel po' di cose, quindi avevo incassato qualche soldino, e anche delle cose che ho trovato in realtà per le quali non potevo assolutamente esimermi dall'acquistarle, vi faccio vedere un po' gli acquisti. Sono misti, che più misti non si può, perché veramente c'è di tutto, c'è abbigliamento, c'è make up, c'è cose per la casa. Iniziamo con una cosa per la casa che purtroppo non posso farvi vedere fisicamente, posso farvi solo vedere la foto, perché l'avevo lavato, messo sul letto, e Zoe ha pensato bene di fare un vomitino sopra, mi sembra giusto, appena lavato è nuovo di zecca e adesso è steso fuori ad asciugarsi. Questa era una delle cose, diciamo, in realtà che mi serviva proprio perché ero un po' rimasta senza, erano vecchi, rovinati, eccetera, mi serviva una trapuntina, una cosa. A me non serve molto pesante, non mi interessa neanche che sia Caleffi, Bassetti, eccetera, perché, cioè, con un gatto in casa, insomma, non mi va neanche di spenderci tanti soldi. E poi comunque con i riscaldamenti, con lo scaldasonno sotto il letto, anche una bella coperta da mettere in mezzo che tiene caldissimo, quindi non ho bisogno di grandi cose. Questa mi è piaciuta tantissimo, soprattutto per la combinazione di colori. L'ho presa alla Coop, all'Ipercoop, qua a Bologna in Via Lame, sì, al centro Lame, non in Via Lame, però penso che sia un articolo, magari si può trovare ovunque. C'era anche un'altra combinazione che era con questo grigio che mi piace da morire, è un grigio azzurrino tipo carta da zucchero, e l'altro è double face ovviamente, l'altra parte è tipo azzurra, un azzurro carta da zucchero più scuro, bellissimo. Ero indecisa, ma questa, vabbè, è la combinazione che mi piaceva di più perché si abbina anche bene con i vari completi per il letto che ho. Non vi ho detto il costo, 23,90 euro, fantastico. Cioè, tra l'altro io ero già lì che giravo per la Coop e cercavo su Amazon per vedere se trovavo qualche offerta, qualcosa, ma non l'avevo visto granché. Poi a un certo punto vedo una commessa della Coop che girava questa cosa in braccio, in mano, e alla fine ho trovato questo. Poi faccio prima questo sacchetto qua, la cosa, diciamo, le cose più consistenti vengono dall'outlet di Intimissimi, già ve lo dico. Faccio vedere due cose di make up che ho comprato, così chi non interessa l'abbigliamento può anche chiudere il video. Allora, di make up sono passata da Tigotà perché finalmente ieri hanno esposto l'espositore di Bourjois, che ancora non avevano messo qua in provincia di Bologna, altrove so già che c'è. Ah, non vi ho detto, il rossetto è di Marc Jacobs, che io avevo preso ai saldi, però non so se è ancora in vendita. Sugli occhi ho usato solo la Tartelette, ho fatto una cosa molto fumosa, molto smoky, solo la Tartelette comunque. Solite cose, poi niente di nuovo. Passata appunto a prendere da Tigotà il correttore di Bourjois Radiance Reveal, perché tra quelli che avevo visto in giro mi sconfinferava, e l'ho preso per un solo motivo, perché fino al 31 d'ottobre sul volantino c'è il buono del 30% da spendere su un prodotto di make up, perché altrimenti se li possono tenere belli stretti, perché il prezzo di questo, se non erro, è 12,90 euro. Io con lo sconto l'ho pagato 9 euro e spicci. Su internet costa sicuramente meno, credo di averlo visto anche su Amazon, ma non sapevo il colore, quindi ho detto vabbè, senti, tanto con lo sconto per ora me lo prendo, diciamo, live. Stamattina l'ho provato per la prima volta, è stata una specie di epifania mondiale. Io ho preso lo 01, no? Stamattina, e ce l'ho adesso addosso. Beh, che ve ne rendete conto e si vede che è troppo chiaro, ma credo che si veda anche il fatto che sia luminoso, ma soprattutto sottile, sottile come dico io. Il Lelty Mix si vede, secondo me è pure buono, non ne sarà neanche malvagio, ma secondo me questo è proprio adatto per il mio tipo di pelle. L'unico problema qual è? Che questo prodotto ha solo 3 colorazioni, quindi non è che avete molta scelta. Cioè, se siete scure, praticamente scordatevelo proprio, ma scure intendo già da medio scure. Solo che ho detto no, vabbè, ho preso il numero 1, no, ci devo tornare. E sono andata a prendere il numero 2, sempre ovviamente con lo sconto, mi hanno fatto un altro sconto prendendo un altro volantino, e ho preso lo 02. Ve li faccio vedere sulla mano, solo che, ragazzi, considerate che io la mano ce l'ho più chiara, quindi non fa proprio testo. Sono stata scelta, vabbè, in realtà io penso che riuscirò a utilizzarle tutti e due, semplicemente anche insieme, quindi la cosa non mi crea problemi, eventualmente li mescolo. Quindi 1 e 2. Il 3
mi sconfinferava pure perché in realtà è leggermente pescato, però per quello che per il contorno occhi che ho io, a me va benissimo, vanno benissimo queste colorazioni, quindi penso proprio che li miscelerò semplicemente. Se avete bisogno di coprenza lasciateli perdere perché è veramente leggero, però diciamo che attualmente come texture è quello che si avvicina di più a quello che cerco io in un correttore. È un buonissimo profumo, tra l'altro, veramente buono, si sfuma da Dio, lo sfoto con la spugnetta, mi è piaciuto proprio, cioè adesso sarà anche presto, ma in realtà no, perché io sono andata lì dopo diverse ore e io vedo che ancora tiene botta. Tra l'altro, secondo me, abbiamo anche margine di miglioramento con la cipria, nel senso che posso fare di meglio con la cipria e vedremo. Sempre per rimanere in tema di contorno occhi, ieri sera, perché aspettavo mia mamma che uscisse dal lavoro, quindi insomma ero lì vicino e ho fatto un giretto da Douglas e ho preso due cose. Allora, sono tutte e due per il contorno occhi, niente, è proprio un'ossessione, questo video lo intitolerò ossessione contorno occhi. Ho visto questo prodotto di Smashbox che io avevo visto già quando c'è stato l'evento dei limoni in via Indipendenza dove ero stata invitata, però mi era rimasto qua in realtà, però l'avevo poi alla fine dimenticato proprio. Allora ieri mi sono ritrovata davanti allo stand di Smashbox e ci ho voluto provare, insomma ho voluto prenderlo. Non mi ricordo quanto costasse, credo sui 23, una cosa del genere. Mi è stato detto che forse lo stanno sta andando fuori produzione, non lo so. Comunque cos'è? È stranissimo, è un prodotto strano, si chiama Photo Op Under Eye Brightener, un illuminatore di contorno occhi. Allora, so che questo si può miscelare anche al correttore, quindi la mia idea sarebbe quella di mettere una puntina di questo sotto e poi andare sopra con il correttore. Magari provare a miscelarlo anche con altre cose che magari sono un pochino più, soprattutto con altre cose che sono o più dense oppure semplicemente più opache, perché magari gli può dare una spinta in più. Io provai un sample che mi aveva dato, se non sbaglio, Patrizia, liberamente penso, dell'under eye primer di Smashbox, provato tanto tempo fa, però non avevo visto grandi cose. Vediamo, questo mi ispirava proprio, il pennellino praticamente, ed è proprio una, non è un correttore, non è coprente, questo è proprio una, dà un po' di luce. Lo devo provare anche senza trucco, cioè come ho fatto l'altra volta con il correttore di NYX, voglio provare anche in quel modo. Dovrebbe solo dare, illuminare un po', magari chi lo sa se si può usare anche da solo. Mi è sembrato un prodotto interessante di cui magari non si parla, solo che adesso vai a capire, perché se, non so se sia proprio già fuori produzione. Cercherò vari link, vediamo se riesco a trovarlo. Però mi è sembrata una cosa diversa dal solito, ecco, un prodotto che magari non trovate di tutti i brand, ecco. E l'altra cosa che ho preso, ero alla cassa, ho visto la cassa e mi aveva incuriosito tanto, sono questi patch contorno occhi di Perderma, è un marchio coreano che, vedi in coreano, vabbè sì, giusto, The Korean Beauty, che ho trovato appunto in cassa, costavano mi pare o 3,90 o 4,90, l'ho preso perché ho visto l'inci e mi aveva sconfinferato, questi si tengono 20-30 minuti, li voglio provare prima di truccarmi, quindi da applicare proprio prima di truccarmi. Qua dice, al cetriolo di mare, noto anche come ginseng del mare. Il cetriolo di mare in Sicilia si chiama anche di mare. Sto iniziando a sottolineare. No, vabbè, i patch contorno occhi alla minchia di mare sono bellissimi. No. E collagene, dalle proprietà antiossidanti, aiuta a mantenere la pelle del contorno occhi tonica ed elastica. Perché, soprattutto per questo, perché di solito, purtroppo, i patch contorno occhi, se voi guardate in giro, sono 90% per borse occhiaie. Quei poveri disgraziati che non soffrono di borse occhiaie, ovviamente sto scherzando, poveri disgraziati, ma che hanno magari semplicemente un contorno occhi secco o con le rughe, si devono, cioè, o hai le borse alle occhiaie oppure non... Non vi fanno contorno i patch, no scherzo, nel senso, però oggettivamente in percentuale se ne trovano meno. Sono passata anche alla saponeria, dove, qua a Bologna ce n'è solo una, dove il mio primo pensiero è stato, vai a vedere se ci sono i deodoranti Air Wick. Non solo c'erano, erano anche in offerta a 3 euro, e se prendete due di questi vi danno in omaggio anche lo spray automatico. Io però ce l'ho, quindi l'ho regalata a mia mamma. Cioè, tra l'altro mi sono resa conto che esistono solo queste due fragranze, cioè questa qui, scusate, questa è l'altra che è Weekend alle 5 Terre, però io dovendone prendere due ho detto no vabbè, faccio scorta di loro, io non posso più vivere senza di loro. È veramente, a me dà proprio il buon umore questo spray. Uscita dalla saponeria sono passata da Lidl, che è proprio là accanto,
E io non l'avessi mai fatto, anzi no, meno male che l'ho fatto, vabbè, questo ve lo faccio vedere così, perché sapevo che ci fosse la settimana sportiva, quindi con le cose da fitness, ma quello che avevo visto sul volantino a me non piaceva, cioè non mi ispirava, infatti non ci ho neanche pensato ad andarci. Invece poi me li sono trovata davanti e sono una figata. Allora ho preso questi qui, che sono questi leggings, che hanno la fascia, adesso ve la faccio vedere magari vicino, indossati no perché non ho voglia di fare le clip. Comunque sono questi, mi piacciono da morire perché hanno anche il retro tipo semi-trasparente, sono molto sexy questi, chissà se riesco a farvi capire, ecco vedete com'è. E questi hanno la fascia grossa come piace a me, e guarda, non l'ho neanche provati perché questa è una M, li ho presi sempre M e so che mi vanno già bene. Vediamo se riesco a farvi vedere cosa intendo. Ecco, vedete, solo dietro il ginocchio sono trasparenti, sono fichissimi. E io praticamente vi giuro, ho soltanto due o tre leggings lunghi, di cui due li ho comprati da poco, uno da Decathlon, tutti e due da Decathlon, però uno è più felpatino e più da Pilates, che comunque io vorrei fare, quindi insomma non è proprio sempre adatto per quello che devo fare. E quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta, lunghi non ne avevo praticamente quasi mai, sono, ce li ho tutti a tre quarti, è una... sono scomodi perché poi vado in palestra già cambiata e me ne torno a casa a lavarmi, quindi non è che sto lì a cambiarmi, a ricambiarmi, quindi devono essere per forza corti. E poi ho preso questa maglia qui, maglia non avevo mai presa della Krivit, è figa, ah, costano 10 euro quelli, e ho preso questa maglia, tra l'altro ho preso la taglia S e mi sta da Dio, infatti io le taglie di Krivit vi adoro, cioè i pantaloni, i leggings prendo la M e questa la S e mi sta perfettamente. E l'ho presa di questo colore che si abbina da Dio sia con quelli, e questa qua ha un tessuto tecnico fantastico, 4 euro costava, anche qua è semitrasparente, ma è comodissima, è proprio il tessuto poi perfetto. E poi ho preso questi che sono ancora confezionati, che hanno questa fantasia qua, un po' meno sobria, però anche qua la matita si abbina, la maglietta si abbina, ma io penso che alla fine qua ci metterò sempre quella nera quasi sicuramente. E anche questo con la fascia grossa in vita, anche questa taglia M, vabbò, per questo prezzo, cioè me ne sarei comprata due di quelli neri sinceramente, ma non c'era. Alla Coop, dimenticavo, ho preso anche questi calzini che non ho ancora aperto, però li ho pagati 5 euro 7 paia e sono anche carini, cioè anche se fossero usa e getta o comunque non mi durassero tantissimo, 7 paia di calzini, sono, dovrebbe essere corti, qua c'è scritto corta, vedremo. E ci sono fantasie carine, c'è quella con i gattini, con i pois, carine, no, mi sono sembrate veramente carucce, ripeto, per il prezzo stracciato. La gardenia, ho dovuto prendere anche un pacco di, vabbè, dovuto, alla fine li uso, di dischetti, la gardenia, scusate, io lo chiamo la gardenia perché prima c'era una gardenia, adesso sono tutti Douglas, perché mi serviva per arrivare a avere i punti, vabbè, non so dirvi, ho dovuto prendere quello. Da Camaillé sono entrata, sinceramente a me quel negozio piaciucchia, ma dei prezzi per me esagerati per la qualità che ha, quindi sono entrata solo perché fuori ho visto sconti fino al 50%, ho frugato solo tra le cose di sconto e alla fine ho trovato questo maglioncino che mi piace da morire, mi sono pentita di non averlo preso anche bianco e nero, però vabbè, alla fine bianco, oggi ho trovato un'altra cosa bianco e nero, di questo colore non ho niente, mi piace tantissimo ed è molto semplice, ha soltanto questa riga qui, è bello lungo, caldo ma non troppo. Poi mi piace che comunque sotto, volendo, ci potete anche mettere una maglia, qualcosa, se proprio vi fa più freddo, ma difficile. Ha un bello scollo che mi piace, l'ho pagata 15 euro a metà prezzo, che comunque questo secondo me dovrebbe essere il suo prezzo pieno, cioè è carino ma non è un maglione di quelli di qualità, cioè insomma così. 15 euro comunque va benissimo. E poi mi piaceva il colore e c'era anche bianco con le righe nere. Vi faccio vedere al volo un regalo che mi ha fatto una mia carissima amica, era un regalo di compleanno in ritardo perché vabbè, ha avuto un bimbo, non abbiamo avuto modo, che mi piace da morire, cioè, allora è una sciarpa bellissima, io non so dove l'abbia comprata però, Candy Fede Design, credo sia un negozio di Bologna, non lo conosco, comunque mi piace tantissimo perché grigia e nera, a me piace da morire il grigio e il nero, so che lo sarò tantissimo e sono sempre più convinta che a me il grigio stia particolarmente bene, me lo dite sempre, quando metto un maglioncino grigio, infatti ho paura di comprare, poi sono maglioncini grigi, me lo dite sempre e secondo me proprio è il mio colore, guardate, cioè, credo che il grigio proprio mi...
mi dia una luce diversa, che poi è strano, vedi, c'è il grigio, e invece no, secondo me è proprio così, credo c'entri anche l'armocromia. Andiamo a Intimissimi Calcedonia, mia mamma voleva andare lì, anche io ci volevo andare perché non ci andavo da un po', soprattutto perché avevo bisogno di mutande fondamentalmente, perché il modello che uso io è solo uno praticamente, e quindi volevo andare lì. E niente, abbiamo fatto un po' di spesa. In realtà l'ho fatta solo io e non ho preso niente alla fine. Ah, proprio saluto Francesca, una ragazza che ho incontrato lì, mi ha fatto un sacco piacere. E allora, mi serviva un pigiama innanzitutto. L'anno scorso li avevo visti questi pelosoni così. Siccome di pigiami caldi non ne ho, di cose più leggere me ne frego, nel senso mi metto pure una maglia di quelle così da casa, non mi interessa che sia un pigiama vero e proprio, però volevo qualcosa di caldo, tipo anche per questo periodo. Vista la mia attuale fissa per il blu, ho visto lui, cioè, vabbè, è un po' natalizio, vabbè dai, è invernale, ma chi se ne frega, ci devo stare a casa, ed è questo qua con il pantalone, c'era anche un altro modello, però il pantalone di quell'altro non mi piaceva, questo è semplicemente blu, quindi volendo ci posso anche mettere altre cose sopra questo in casa, se non ho voglia di mettermi questo peloso. L'ho pagato la bellezza di 10 euro, direi che alla grande, ma ho fatto dei grandissimi affari oggi da Intimissime. Mia mamma niente, non ha voluto proprio, boh, dice no, non trovo niente, ma sei tu che non sei predisposta. Sapete quando andate a fare shopping perché magari vi serve qualcosa però non avete proprio la predisposizione? Io purtroppo quella sensazione la conosco poco. No, mi è capitato, però oggi in realtà io ho trovato tutto quello che cercavo. Allora, ho trovato per esempio un altro reggiseno a fascia, mamma mia, sembra che io abbia delle tettone enormi, però vi assicuro che mi sta perfettamente, infatti è l'unico che sono riuscita a prendere perché l'altro che avevo provato senza, non a fascia normale, non mi stava troppo piccolo, ed era una quarta B. Questa è una quarta C e mi sta bene, è a fascia. Io li uso tantissimo soprattutto perché quando vado in palestra la maggior parte delle maglie che ho sono tipo di quelle così al collo e mi dà fastidio che si vedano le bretelle, quindi quasi sempre questi a fascia li uso d'inverno, cioè adesso che andiamo verso l'inverno li uso per la palestra. E io non uso quelli sportivi, sapete perché? Ci ho provato, ne ho anche uno, mi sa che l'ho preso, l'ho comprato da poco, però li trovo scomodi da mettere e togliere, da morire sempre, e quindi siccome io ho una cosa veloce, mi devo spogliare velocemente, vestire velocemente, non lo so, non riesco a comprarli. Poi da Lidl spesso arrivano, ce ne sono da Lidl alcuni che sono stupendi, però non lo so, preferisco, io alla fine non è che saltelli, quindi non faccio saltelli, quindi a me vanno benissimo quelli normali. E questo l'ho pagato 5 euro. Mi piacerebbe dirvi il prezzo intero, che questo è di The Zenith, ma qua c'era scritto 12,90 prezzo originale, può essere, sì, perché se è di The Zenith potrebbe tranquillamente essere. Slip, io prendo esclusivamente sempre solo quelli senza cuciture, modello brasiliano, e ho preso questo colore qua, tanto li metto abbinati anche con il reggiseno nero, spezzati, non mi interessava avere, anche se forse il reggiseno di questo colore ce l'ho, però questo costava 3 euro di The Zenith sempre, e l'ho preso di questo colore. Poi ho preso questo, che il tessuto in realtà questo è leggermente diverso, è ancora più leggero. Anche questo 3 euro sempre di The Zenith, queste prendo la M. Poi ho preso, ah, 4 ne ho prese, fantastico. Questo che in realtà è una S, però a me è sembrato abbastanza grande, quindi secondo me dovrebbe andarmi, sempre brasiliana con il pizzo, sempre 3 euro. E infine questo, che ha quel guizzo in più, un po' particolare dietro, che ha, vabbè, davanti è così e dietro è così. Vabbè, cioè non mi fa impazzire, però alla fine non mi interessa. Mi interessava che fosse nero, ecco, perché tanto la maggior parte dell'intimo ce l'ho nero. Poi, questo è uno degli affari probabilmente più grossi, nel senso che ho trovato questa appesa sola soletta. Ma quanto dura sto video? Ah, 20 minuti, dai, non è ancora neanche tantissimo. Era da sola, una L, comunque una L neanche grandissima, enorme. È una felpina bianca con questa scritta qui, che visto che è francese, ho studiato francese, ve lo posso pronunciare. Se si ne pas un garçon. Ho studiato francese. Se si ne pas un garçon. Se si, cioè, se si, se si, se si, se si, ho un dubbio su cosa significhi. Se si, cioè, questa non è una donna, non è una ragazza. Babbo. Stendiamo un bello pietoso. Comunque è una felpina semplice, l'ho pagata la bellezza di 4 euro,
sta uscendo un po' di luce in più, infatti sa che devo abbassare, e siccome comunque io la posso utilizzare, beh, la userò sinceramente anche per uscirci perché mi piace, a mia madre non piaceva, però dall'altra è fatta anche molto bene, queste scritte qua sono attaccate, sembra molto bene, sperando che non si stacchi, se si stacca la scritta è finita la felpa praticamente, però vediamo se eventualmente la uso per uscire oppure se mi gira anche per metterla sopra per andare in palestra. E poi le ultime due cose, poi vi giuro ho finito. Ho preso questi due maglioncini, mi piacciono perché sono leggeri, sovrapponibili, non sovrapponibili tra di loro, nel senso anche questi li potete metterci una maglia sotto se volete aggiungere uno strato, l'ho pagati 7 euro ciascuno, uno è questo, grigio, però questo è un grigio in realtà un po' diverso, però mi piace, e ha questa trama qua ondulata, sembra la trama della banda, della guaina del leg booster, la manica così. Questa è una taglia S, che però secondo me è enorme, infatti The Dennis e The Missy hanno sempre avuto questa cosa, che le taglie, cioè io guardo sempre le taglie S perché sono sempre enormi praticamente, ma molto semplice per il prezzo che aveva e anche per il tessuto che mi piace. Per esempio questo è il periodo disgraziato che oggi sono uscita così, ah, tra l'altro pure questa è di The Zenith, una maglia composta, ma di 2 anni fa, 26 gradi parliamone, cioè ma decidetevi, boh. E poi questo qua blu, che è un blu desaturato, molto carino, questa è sempre taglia S, sempre 7 euro, ed è molto semplice anche questo, molto portabile, così vabbè, non è veramente nulla di che, mi piace la manica, ah no, la particolarità è la manica così, che si apre così, e sotto ha uno spacco laterale tipo, quindi magari ci mettete sotto una maglia, una canotta tipo, giusto una canotta che se al massimo che si vede quella, non si vede il fianco nudo che parte... che io sono vecchia, morirei di ammalata praticamente, e basta. Questo è quanto, vi ho fatto vedere tutto quello che ho comprato, vi giuro era tutto necessario, no, a parte gli scherzi, cioè no, mi servivano proprio tante di queste cose. Sono rimasta io molto contenta sinceramente stavolta perché secondo me avevano rifornito da poco, perché c'era una marea di roba, solo che erano tutte molto concentrate, quindi bisognava un attimo spulciare, soprattutto le cose nere che non si vedono benissimo, dovevate un po' concentrarvi, però sono molto contenta di, insomma, dei miei acquisti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!